Ciao a tutti, siamo Annalisa e Mario. Io sono antropologa, ho un PhD in antropologia e vivo letteralmente in una libreria circondata da gatti. Io sono uno scrittore, con un master biennale alla Scuola Holden di Torino fondata da Alessandro Baricco e ho lavorato in diverse librerie italiane nel corso degli anni. Appassionati di storie, di gotico, di horror, di Halloween e di mostri, di quel mondo narrato che vive nell'ombra, nel buio, sotto il letto e negli angoli nascosti, insieme abbiamo creato il podcast Indemologico. Demologico sta per demologia, ovvero lo studio della cultura popolare, il folklore, inteso anche come studio delle culture subalterne in contrapposizione alla cultura egemonica. Con indemologico, quindi, intendiamo dentro la cultura popolare, ma è anche un gioco di parole che ricorda qualcosa che ha a che fare con gli indemoniati. Inoltre, spesso si confonde la parola demologico con demonologico, ovvero lo studio relativo ai demoni. In questo podcast vi porteremo a scoprire e approfondire alcune figure del folklore italiano, quelle più misteriose ed oscure. Siete pronti a lasciarvi condurre nel nostro mondo, popolato da creature leggendarie e mostruose che di solito si celano alla cultura egemone di superficie? Personaggi macabri, esseri misteriosi, spiriti invisibili, mostri terrificanti che si nascondono e confondono nei vicoli bui di piccoli paesi, capaci di alimentarsi delle paure umane più profonde, nate dalle storie che ruotano attorno a queste figure? Apriamo la porta. Entrate. Indemologico. Per un'antropologia narrata del folklore. Le nostre storie. I vostri incubi.